Ha provato Bruno Gaspar. Palla che arriva in mezzo. Occhio a Veretout! E palla in rete, il vantaggio della Fiorentina alla seconda conclusione. Prima Chiesa e adesso il destro di Veretout per l'1-0 della Viola. E adesso se la ridono i tifosi con la maglia viola sugli spalti del Bernabeu. Subito una bella giocata della Fiorentina, che ha iniziato con personalità. Palla che passa, occhio al break, Asensio, uno dei grandi talenti dei Blancos. Poi Ronaldo, passo doppio, prova! E arriva il gol del pareggio. Ci pensa un secondo il Real Madrid con Borja Mayoral per rimettere tutto in parità al settimo minuto, 1-1. È tutto da rifare per la Fiorentina. Qui il Real ha aperto bene il gioco sulla fascia sinistra. Cerca il cross, palla verso il Ciolito. Prova col destro, palla deviata, poi Casilla in calcio d'angolo. Prova a disturbare Casilla Giovanni Simeone. Palla nel traffico, traversa di Astori, clamorosa, si salva Casilla. Fiorentina a centimetri dal nuovo vantaggio, non arriva però il 2-1. Astori sembrava un centravanti di grandissime qualità. Va con il mancino, palla dentro, colpo di testa di Nacho sopra la traversa. Stavolta l'occasione è per il Madrid. Teo Hernandez verso Ronaldo, prova a riaccendersi e riaccende il Bernabeu. Sfida con il destro, gol meraviglioso al 33esimo, si beve Pezzella e mette il pallone all'angolino per il vantaggio Real Madrid. È un'espressione di potenza in tutto quello che fa, un giocatore straordinario.